Dimmi. Tocca a te. Tocca a te. Roberto Scano, competenze digitali anche a scuola. Roberto Scano, presidente di UA e consulente Agid, si occupa di innovazione digitale dallo scorso millennio. Formatore, divulgatore, consulente Agid, normatore tecnico in materia di accessibilità e professionalità ICT, contribuendo allo sviluppo e alla divulgazione di norme tecniche in Italia e in Europa. Autore di svariati manuali in materia di sviluppo siti web a norma di legge, accessibilità e trasparenza. Competenze digitali a scuola. Sintesi, faccio cose, vedo gente, come si dice solitamente. Volevo aggiungere un attimo una cosa riguardo a Spitta, sul discorso che diceva Via Ufficiosa. Sì, effettivamente è vero, è il mio compagno di banco in Agid che sta seguendo questa tematica. È interessante perché l'idea che è piaciuta al dirigente di riferimento essenzialmente è di coinvolgere proprio le comunità per sviluppare soluzioni idonee per le varie tipologie di amministrazioni. Quindi l'esempio proprio di porte aperte sul web è l'ennesimo esempio per cui persone che lavorano assieme agli progetti possono lavorare insieme ad amministrazioni come Agid per portare diffusione della tecnologia. Un'ultimissima cosa riguardo SPID. SPID è un sistema di autenticazione, cioè è la chiave per entrare, i servizi dovete metterli voi, cioè, ricordatevi questo, cioè SPID è soltanto che Roberto Scano è Roberto Scano, quindi viene passato nel caso specifico il codice fiscale di Roberto Scano collegato, ma ci deve essere poi un applicativo dietro vostro web che riconosce Roberto Scano e quindi gli fa accedere alcune cose. Quindi SPID è una bellissima cosa che stiamo portando avanti, è il primo passo, il secondo passo dovete farlo voi come scuole, quindi esporre dati e informazioni. Tornando al tema del mio intervento, competenze digitali anche nella scuola. Beh, è il PowerPoint questo? No, è pure avanti. Vabbè, sono il presidente IWA, l'ha già detto, vedo che non funziona, dovrebbe essere una GIF animata, quindi c'è un problema di compatibilità tra due sistemi aperti, tra l'altro. Cosa vi attendete? Quindi di cosa parlerò? Di competenze digitali essenzialmente. Il problema qual è? Si diceva prima, il web evolve, la tecnologia evolve. Prima, a insaputa di Mario, l'ho trasmesso in diretta su Facebook il suo intervento. Cose che qualche annetto fa era complicato fare. Cioè, chi di voi è più anziano in digitale si ricorderà cosa costava tecnicamente fare una diretta in internet. Era una cosa abominevole. Come risorse, come costi e via dicendo. Adesso basta uno smartphone, una connessione abbastanza decente, un applicativo e la trasmissione viene fatta in diretta con la condivisione con molte più persone che vedono i contenuti. Ho fatto l'esempio di Facebook, lo fa anche YouTube da anni, lo fanno N realtà. Il problema cos'è? La tecnologia evolve molto più velocemente delle normative. Questa slide che portiamo in diversi colleghi, cosa succede in un minuto in rete? Tra l'altro i tempi si sono pure ridotti, quindi la rete è in costante evoluzione. Il problema quindi qual è? Il problema della cultura digitale. Questa parola la sentite quotidianamente. Manca la cultura digitale, bisogna incrementare la cultura digitale. Ma cos'è la cultura digitale? Nessuno va mai definito bene cos'è la cultura digitale. Io uso solitamente qualche slide forte per far capire cos'è la cultura digitale. Cultura digitale è innanzitutto avere gli strumenti ma saperli utilizzare. Non è perché vi forniscono il tablet, la LIM o comunque tecnologia che vi fa degli esperti di digitale, perché spesso, l'esempio che porto sempre della LIM, la LIM spesso è usata come lavagna, ma come la vecchia lavagna. Mi hanno raccontato che di esempi di gente che ha provato a scriverci sopra tipo la vecchia lavagna, perché il problema è chi è più vecchio, diciamo, in digitale sa che nel catalogo MEPA all'inizio la LIM era inserita tra la cancelleria perché era una lavagna. Quindi il problema essenzialmente è spesso non si sa cosa si ha come strumenti. Anche SPID, come si diceva, è un'opportunità, ma bisogna sapere cosa è, sapere come integrarlo. Ne parlava prima Gianni Pezzolore, giusto? Okay. Ho beccato finalmente un cognome, di solito li cambio sempre. Come diceva lui, c'è una rivoluzione digitale, che significa anche però ripensare i processi, non significa fare quello che si faceva prima, riportarlo nel digitale, perché significa burocratizzare il digitale, va rivisto,
va rivisto il concetto di archiviazione. Con Mario prima si scherzava sul fatto che con EIDAS e comunque con sistemi di archiviazione si è tornati al concetto di separare il contenuto dall'informazione, cose che in ambito web professiamo da almeno 10 anni, vorrei dire. L'altro piccolo problema, slide che porto sempre: non sempre se comprate qualcosa di ultra economico il risultato è ottimale. Vero che c'è molto di gratuito, come penso che il collega sia d'accordo, cerchiamo di usare soprattutto le cose gratuite, ma quando qualcosa viene pagato e pagato poco, non sempre il risultato è ottimale. Io porto sempre, ripeto, questa slide come esempio, perché se chi di voi ha un tatuaggio sa che quando lo fai è quello, quindi va fatto da un professionista. Stessa cosa quando acquisite comunque delle risorse, rivolgetevi a professionisti, non a persone che si improvvisano perché c'è la novità di mercato, mi butto a fornirla e vado in un mercato possibile, abbassando fortemente i prezzi, cercando di fare concorrenza ai professionisti e poi vendendo soluzioni scadenti. Ai ai, si paga, quello si paga. Un'altra cosa è il team. Quando lavorate a dei progetti dovete collaborare, non collaborare, collaborare. Penso che quasi tutti o molti di voi hanno visto il film da cui ho tratto questa slide, Una notte da leoni. L'hai detto tu, non l'ho detto io, potrebbe essere una foto di qualsiasi potenziale ufficio di un'amministrazione, anche di un'azienda privata, perché purtroppo le problematiche di collaborazione ci sono. In questa foto c'è quello che dice che aiuterà ma non fa niente, quello che scompare all'inizio non si fa più vedere se non alla fine, quello molto diffuso che non ha la più pallida idea di cosa stia facendo per tutto il tempo, e quello, come capita sempre, quello che prende il cerino più piccolo, ossia quello che deve fare il 99% del lavoro. Il problema è che questa è scherzosa, è un problema reale. Cioè, se non si crea effettivamente un team, se non c'è collaborazione, se non si danno dei compiti specifici a singole persone, diventa complicata la gestione. Quindi, ne accennava prima Gianni Penzodoria, servono competenze particolari. Purtroppo servono competenze, cioè il digitale non è un gioco. Il digitale, digitalizzare, archiviare, fare attività con il digitale non è un gioco, perché se pubblicate qualcosa in rete, appena l'avete pubblicato, è pubblicato. Se poi fate degli errori, se si tratta poi di atti pubblicati online, non potete prendere e dire: ah, mi sono sbagliato, cambio il file, lo sostituisco. Dovete fare la procedura di annullamento e ripubblicazione. Vi porto un esempio veloce. In ambito ICT abbiamo iniziato un percorso, i primi in Europa, siamo stati i primi in Europa a normare le professionalità operanti nel settore ICT. Esistono delle norme tecniche che catalogano i professionisti ICT. Io vi do soltanto i riferimenti, se volete approfondire trovate un po' di materiali in rete. Vi sono profili professionali generali ICT, profili professionali per il web, profili per la sicurezza di informazioni e N profili che stiamo definendo. Questo perché ve lo dico? Perché in ambito ICT fino ad oggi si è sempre valutata la competenza con certificazioni proprietarie. Quello è certificato Microsoft, EUCIT e via dicendo. Queste invece sono norme tecniche, quindi hanno valore di riferimento, sono volontarie, non sono obbligatorie. Esistono dei percorsi di formazione e certificazione indipendenti. E rispetto a due normative, la legge 4 del 2013 e il decreto 13 del 2013, che è quello che riconosce i titoli formativi non formali e informali, chi è certificato rispetto a questi profili, la certificazione ha valore legale. Perché vi ho detto questo? Perché questa non c'è l'animazione. Perché il problema è definire le competenze, conoscenze e abilità. Nella GIF originale Pupazzo faceva l'acrobata. Davide, devi passare a un prodotto commerciale. Qual è il problema? Ecco, abbiamo l'alternativa vivente del... Qual è il problema dell'animatore digitale? Quando vi hanno catapultato a scuola questa figura, c'è stato un po' il panico. Cosa fa? Cosa deve fare? Chi identifichiamo? Lo straiamo a sorte. Prendiamo quello che sa usare meglio i social, forse è quello che ha più competenze.
Questi ci sono n problemi, perché come sa anche Gianni Pensodoria, ci sono n figure anche previste in altre norme, tra cui quelle specifiche dell'archiviazione, privacy officer e via dicendo, che vanno definite a volte le competenze. Quindi una delle cose da fare, che si sta cercando di fare, anche adesso cercando di coinvolgere anche il MIUR, è di iniziare a definire dei criteri di conoscenza e competenza per particolari skill digitali in diverse applicazioni che non siano il classico professionista ICT. E questo come avviene? Ispirandosi a modelli europei. Avete mai sentito parlare di DigComp? No. Di DigComp Teach? No. Prendete queste slide, cercate questo materiale, ho linkato anche delle slide su SlideShare che spiegano. Questi sono dei framework, cioè dei modelli di riferimento europei per la catalogazione delle competenze e quindi una base per la formazione di diverse competenze. DigComp è per la formazione dell'utente di base, DigComp Teach è per le competenze degli insegnanti. Cioè, io vi sto dicendo che esiste un modello europeo che cataloga le competenze degli insegnanti. Quanti di voi sapevano dell'esistenza di questo modello? Quante circolari MIUR sono passate per informarvi di questo? Lo sa la MIUR che esiste? Forse il dubbio è anche quello. Quindi, ripeto, quello che si sta cercando di fare in ambito di divulgazione è di dire: non inventiamoci nulla, però quando ci inventiamo qualcosa, tipo l'animatore digitale, o tipo magari n potenziali figure che usano digitale in ambito anche della scuola, ci sono, perché anche la segreteria stessa è cambiata. Bisogna identificare quali devono essere le competenze minimali di questi soggetti. Perché se vogliamo digitalizzare la scuola, le persone che lavorano con gli strumenti digitali devono avere le competenze digitali. Se non hanno le competenze digitali, non possiamo digitalizzare la scuola. All'esterno abbiamo il cittadino che, come si diceva prima, dice: ho lo speed, voglio accedere al registro digitale, voglio accedere a n servizi, voglio poter iscrivere online il ragazzo tramite il portale quello del MIUR. Quindi voglio poter fare n cose, ho la mia identità digitale. Ma se noi non predisponiamo delle soluzioni digitali per consentire all'utente di utilizzarle, cioè l'utente c'ha, è come avere la chiave della camera d'albergo, provare ad aprire la porta, ma ti hanno dato la chiave sbagliata. Qual è un altro problema che abbiamo nell'amministrazione? Una parola che sentirete, spero, spesso nei prossimi anni. L'interoperabilità. Sembra una parolaccia, ma è un qualcosa che seguirà SPID, perché SPID vi dà l'accesso. Ma se le banche dati che avete all'interno sono fornite da aziende diverse e non si parlano tra di loro e dovete dare delle informazioni al cittadino, bisogna che si parlino tra di loro. Devono parlarsi tra di loro. Uno dei lavori che stiamo portando avanti, proprio anche all'interno di Agile, è proprio quello, cioè iniziare a rivedere quello che era il cosiddetto sistema di cooperazione applicativa, si chiama, verrà aggiornato, ossia dare indicazioni per consentire proprio di parlarsi tra applicazioni. Un esempio l'avete visto qui durante l'Expo, che sia Expo che la Regione avevano utilizzato un sistema nato proprio tra l'altro in Lombardia, E015, non so se avete mai sentito parlare, per cui un'amministrazione che aveva dei dati e delle informazioni utili si pubblicava in un catalogo e diceva: chiunque interessato interagisca con me e gli do le informazioni. Loro le hanno utilizzate del tipo che si arrivava in aeroporto, nel display dell'aeroporto davano chiaramente i voli, ma davano anche l'orario e la posizione dei treni, l'orario e la posizione dei mezzi pubblici, l'orario, gli alberghi più vicini, quindi una serie di informazioni tratte da altri archivi, perché la potenza dell'informazione, del dato, sta nella sua condivisione, nel suo accesso. Se non diamo informazioni, se non diamo dati, abbiamo bellissimi sistemi informatici chiusi, con il cittadino che entra, fa quella minima cosa, però poi deve recarsi da un'altra amministrazione per avere l'altro dato utile. La cooperazione applicativa aiuterà in questo. Vi lascio come ultima slide un'altra novità in tema di accessibilità. Come sapete, io mi occupo di accessibilità da parecchi anni. L'Europa sta dando una svolta,
anche l'Italia ha già iniziato, perché nella riforma del codice degli appalti, tra i vari articoli, è inserita una clausola per cui se si acquisiscono risorse, soluzioni ICT, ove presenti norme tecniche specifiche legate all'accessibilità, devono essere applicate. Che significa? Significa che non siamo più limitati all'accessibilità del sito web, ma all'accessibilità di tutte le tecnologie informatiche acquisite previa destinazione del prodotto medesimo, un po' quello che già prevedeva la legge 4, la legge sull'accessibilità. Ma cos'è la cosa interessante? Che la direttiva europea in ambito di accessibilità richiede anche il monitoraggio e il reporting regolare, cioè va verificato con costanza il rispetto dei requisiti di accessibilità, vanno definiti gli obiettivi. E qui giro una domanda ad Ernesto, che non so se mi sente. Ok, e quindi passo a te la patata bollente. Non riesco a capire come mai nel documento che penso citerai riguardo la rivisitazione della trasparenza amministrativa fatta recentemente da Cantone, negli obblighi di pubblicazione è sparito l'obbligo di pubblicare gli obiettivi di accessibilità da parte delle scuole. Obbligo che non è contenuto tra l'altro nel decreto 33 in ottica di revisione dello stesso, ma è contenuto, me lo ricordo bene perché l'ho fatto fare io quell'articolo, nel DL 179 del 2012, che non ha nulla a che fare con la trasparenza amministrativa. Quindi vorrei solamente capire questo, com'è possibile che un documento dell'autorità anticorruzione possa togliere un obbligo di legge non contenuto in un testo oggetto di riforma di legge. Detto questo, vi lascio con un'immagine carina che ho beccato proprio l'altro giorno su internet. Digitalizziamo la scuola. L'Erzo, penso lo conoscete un po' tutti, è un giornale satirico, ripeto, satirico, perché vedo ogni tanto su Facebook alcuni che pubblicano queste immagini dicendo guardate che sta succedendo. Piano Renzi per digitalizzare le scuole in arrivo i primi floppy disk. Chiaramente non dovrebbe essere così, vediamola positivamente. Io lascio la parola a questo punto, penso ad Ernesto. Io solitamente do delle novità quando vengo qui, non ho novità tecniche, a parte quella che quest'anno finalmente mi sposo. Se volete essere aggiornati su...